sarà strano. Ecco. a vedere sulla. Ok, allora sembra di sì. Va bene. Ehm... Ok, direi che quindi possiamo iniziare. E, eh, oggi eh, entriamo nel vivo, diciamo così, di, <ride> della programmazione lato client con React e eh, parleremo degli strumenti che abbiamo a disposizione eh, per far funzionare e, diciamo le caratteristiche fondamentali eh, di React. In particolare parleremo di hooks facendo prima un'introduzione di carattere generale, e, e poi focalizzandoci sul primo hook importante, forse il più importante eh, all'interno di React che è: si vede una schermata blu sopra le slide, ok, eh, allora vediamo un attimo. Proviamo a stoppare la condivisione e riprenderla. Quindi, new share, stop share, ok. Allora, eh, zoom. Ah, ok, quando oscura una finestra, ok. Quindi, ok. Adesso va meglio aspettiamo il feedback del vostro collega no sempre lì allora eh, proviamo sto sharing stamattina è iniziato male allora eh, dunque io condivido il desktop adesso c'è lo sfondo del desktop vediamo se eh, Dunque questo è 3-4 ma mi serviva 3-3. Quindi sempre lì un riquadro in alto a sinistra. Eh, va bene ora. Ok, perfetto, ok. Proviamo di nuovo andare a pieno schermo vedere se non sia quello, se no, facciamo meno del pieno schermo spero che sia tutto a posto. Eh, Ora va bene. Ok, ottimo, benissimo, grazie per la segnalazione. Ehm, dicevamo, ehm, parliamo di questi Hook, in particolare di un Hook che è forse probabilmente più importante in React, che è quello che ci consente di gestire lo stato. <ride> perché lo stato dell'applicazione è uno dei motivi per cui vogliamo usare un framework che ci faciliti la scrittura dell'applicazione. Perché? Appunto, eh, dobbiamo in qualche maniera gestire bene lo stato dell'applicazione, lo stato è che cosa l'applicazione deve fare in quel momento, diciamo così, detto in termini molto come dire, eh, banalizzando molto. No? Quindi eh, siamo nello stato in cui aspettiamo un input dall'utente, abbia, oppure abbiamo preso un input, ce lo siamo immagazzinato e dobbiamo decidere che cosa fare sullo stato. Sulla base, di, sulla base dello stato in cui siamo, oppure ehm, dobbiamo ehm, eh, fare altre cose che dipendono da, da quello che è stato fatto in precedenza, cioè in, par in parole povere ci, dobbiamo ricordare che cosa è stato fatto in precedenza eh, ehm, con la nostra applicazione, da parte dell'utente oppure da parte delle interazioni che ha avuto col resto della rete. <ride> ok. Quindi eh, questo è il riassunto eh, di, di tutto il discorso che faremo sugli UX, eh, quindi ne vedremo principalmente tre, ma oggi ci focalizziamo solamente sul primo, eh, quindi su questo U-State uh, che è quello appunto che gestisce lo stato. Eh, e poi vabbè, eh, parleremo più ulteriormente di altri UX, eh, eh, però eh, rimandiamo questi, eh, questi discorsi un po' più avanti. Prima di tutto, che cos'è un hook? Allora, dunque, noi siamo partiti dal eh, fare in React un discorso del tipo eh, in React esistono i componenti no? che sono degli elementi che ci consentono di eh, rappresentare dei pezzi dell'albero eh, del, del DOM, poi React lo implementa col suo virtual DOM, però fondamentalmente dei pezzi della pagina, dell'HTML che rappresenta la nostra pagina e che quindi sono pezzi del, del DOM. Eh, abbiamo detto che c'erano due maniere di implementare questi componenti i componenti di tipo funzione, quelli che vedete qui a sinistra, e i componenti di tipo classe, che però non abbiamo più, eh, non abbiamo guardato, eh, non abbiamo approfondito, perché dicevamo sono una maniera che sta diventando un po' vecchia in React di approcciarsi alla programmazione dei componenti. Quindi eh, usando classi, eh, metodi di classe, eccetera, eccetera. Come sapete poi JavaScript ha i suoi, ha le sue peculiarità in questo senso che non abbiamo ancora visto, e, 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 e comunque, e, appunto, per, per il modo in cui tratta gli oggetti, eccetera. Quindi, abbiamo eh, sia per motivi di semplicità, sia per il fatto che React sta comunque andando in questa direzione, focalizzato la nostra attenzione solamente sui componenti di funzione, che come avete visto sono molto semplici. Cioè, noi scriviamo un, una function che prende come parametro le props. Le props l'unico parametro che prende, fa un return e ritorna dei, um, un albero di element tree quindi dei, fondamentalmente eh, una radice che contiene dei componenti react eh, nativi quindi quelli del DOM, oppure che abbiamo scritto noi. Quindi è semplicemente un, una funzione pura. Non ha uno stato, e questo appunto è un problema che oggi risolviamo, non ci sono effetti collaterali, perché abbiamo detto che l'approccio è di tipo funzionale puro, quindi non vogliamo che questa funzione vada a impostare dei, dei valori da qualche parte che rimangono, quindi rieseguita una seconda volta dà lo stesso risultato. Non c'è la gestione del ciclo di vita del componente che faremo poi le prossime volte e, e può al suo interno eventualmente definire delle funzioni, ehm, soprattutto degli handler che reagiscono a degli eventi. Ehm, come? Eh, definendo delle variabili, perché dentro una funzione più che definire una variabile a cui assegno una funzione non posso fare niente altro. Però nel momento in cui non c'è uno stato, boh, questa funzione non potendo avere effetti collaterali non è che sia particolarmente utile. Oggi eh, appunto andiamo ad esplorare meglio questa questione, cioè, eh, per il fatto che la funzione pura non può avere uno stato e non può avere side effects. Pura vuol dire che non ha effetti collaterali. Quindi non può ricordare nulla tra una chiamata e l'altra, questa è la questione. Per risolvere questo problema, ehm, che è appunto è un problema in un'applicazione anche solo banale, eh, che, che vogliamo scrivere con React usando l'approccio eh, di, di scrivere componenti sotto forma di funzione, nel 2018, quindi oramai quasi tre anni fa, sono stati proposti gli UX che sono diventati stabili a diciamo, febbraio 2019, quindi diciamo che abbiamo un paio d'anni di storia, e non è tantissimo, però sapete che le tecnologie nel settore informatica evolvono molto rapidamente e quindi noi cerchiamo anche eh, da un lato di adeguarci il più possibile, eh, seguendo non tutte le mode, diciamo così, però almeno i trend più importanti, questo sì. L'idea degli UX è la possibilità di avere funzioni più avanzate all'interno dei componenti di tipo funzione, funzionalità anzi scusate, features, funzionalità, per non confondere con le funzioni. Ehm, il tutto fatto in una maniera controllata, quindi seguendo un paradigma, che è il paradigma appunto degli UX all'interno di React, che quindi è organizzato in una maniera che è compatibile con tutto il resto di funzionamento di React. Cosa possono fare questi UX? Ne esistono di diversi tipi, possono in particolare gestire lo stato, cioè un qualche cosa che viene ricordato tra una chiamata e l'altra del nostro componente, accedere a risorse esterne, avere effetti collaterali, eccetera, però il tutto in una maniera controllata, in una maniera che eh, React conosce quindi sa che quel componente ha quella particolarità e quindi sarà trattato in una maniera adatta eh, a, a, eh, a gestire bene quella funzionalità. È necessario ehm, eh, definire, quindi creare con le funzioni che ci mette a disposizione React un hook per ogni eh, funzionalità che andremo a richiedere, quindi uno per lo stato. O anche di più, come vedremo tra poco, per lo Stato, una per ehm, gli, gli effetti collaterali e così via. <ride> ehm, cosa sono gli UX? In parole povere, sono delle funzioni speciali che ci mette a disposizione React. Quando noi facciamo import qualcosa from React, eh, possiamo importare queste funzioni speciali eh, che ci realizzano la funzionalità che, di cui abbiamo bisogno, eh, quindi la gestione dello Stato, per esempio. Um, qui vedete su questa slide la lista di tutti gli UX eh, più comuni utilizzati in React, in particolare i primi tre. Noi eh, andremo forse. Ad un certo punto, magari a dare un'occhiata a qualcuno di questi, eh? Eh, però fondamentalmente ci focalizziamo sui primi tre perché sono i più importanti e i più utili anche dal punto di vista delle nostre applicazioni. Principalmente, useState che è quello di cui discutiamo stamattina, eh, definisce una variabile di stato all'interno del componente, componente di tipo funzione. UseEffect. E definisce un effetto collaterale, cioè una qualche cosa che deve capitare. Diciamo, nel momento in cui il componente il componente cambia di stato, diciamo, di stato a livello di React, quindi viene creato, viene distrutto, sta per essere distrutto, oppure sono cambiate le properties, eccetera. eccetera. Parleremo diffusamente anche di questo. E lo use context che ci aiuterà a gestire un po' meglio il passaggio delle tante properties che eh, sono, eh, si devono distribuire ai vari componenti, in particolare nelle applicazioni un po' più grandi. Poi eh, non starei a discutere eh, più di tanto gli altri hooks che vedremo solamente eh, al bisogno. Quindi oggi parliamo di the look user State che ci consente di gestire lo stato. Come funziona? Dunque, eh, per avere un qualche cosa che all'interno di un componente di tipo funzione mantenga il suo stato tra una chiamata e l'altra della funzione stessa, che implementa il componente, abbiamo bisogno di dirlo a React, perché altrimenti tutto quello che facciamo dentro una funzione sparisce al termine dell'esecuzione della funzione. Guardate qui a destra l'esempio, no? Function short text. Questo è un componente, riceve delle properties, props. No? Quando React decide che è ora di renderizzare, quindi eh, creare il virtual DOM e poi di conseguenza il DOM da, eh, da mostrare sulla pagina che corrisponde a questo componente, React chiama questa funzione che abbiamo scritto noi, short text, gli passa le properties e poi questa funzione fa un return. No? E basta. Se anche io avessi messo un qualche cosa, non so, let a uguale const b uguale, beh, se const in realtà c'è poco da discutere. No? Però um, se, se avessi messo una variabile qui nello scopo della funzione, la volta dopo che viene chiamata questa funzione, questa variabile non mantiene il suo valore. Ok? Quindi non, non riuscirei ad implementare uno stato che è un, un, un qualche cosa che voglio memorizzare in maniera permanente tra le varie chiamate eh, del mio componente di tipo funzione. E, e allora come faccio? Ehm, bene, eh, c'è questa funzione useState che noi importiamo da React, quindi useState from React. Eh, che è una funzione scritta eh, dagli sviluppatori di React, che ci consente di ottenere due cose. Eh, una, un riferimento ad un qualcosa di permanente tra le varie chiamate della funzione, quindi nel caso più semplice diciamo una variabile che può contenere qualsiasi cosa, e quindi una stringa, un numero, un riferimento ad un oggetto, e poi una callback, quindi sempre sotto forma di variabile, però a cui è associata una funzione, che noi in questo caso ovviamente come in tutti gli altri casi chiamiamo callback, che dovremo chiamare quando vogliamo andare a modificare il valore della prima variabile. Ok. Ehm, questa prima variabile può essere tranquillamente poi utilizzata all'interno del nostro componente. Quando voglio modificarne il valore non posso scrivere id uguale, questo è proibito da React, assolutamente proibito, ci sarà scritto anche più chiaramente nelle slide successive, perché? Eh, perché React deve sapere che noi stiamo modificando lo stato. Quindi se noi facessimo hidden uguale qualcosa, è un semplice assegnamento in JavaScript, e React non capisce, non può sapere che il valore di hidden è stato cambiato. No? Noi facendolo, col, facendo la modifica con la callback fornita, dalla funzione di react use State, facciamo sì che oltre ad ottenere la modifica che tra l'altro sarà una modifica asincrona quindi non necessariamente immediata notifichiamo react del fatto che abbiamo cambiato lo stato cambiare lo stato per react implica anche andare a vedere se è cambiato qualcosa nel modo di, che deve essere utilizzato per visualizzare il componente e tutto ciò che sta sotto quel componente, quindi se includesse altri componenti, eh, tutti gli altri componenti si verifica se è necessario cambiarne la visualizzazione oppure no. Quindi se sono cambiate le properties, eccetera, del, di tutti gli altri componenti che dipendono da questo. Quindi abbiamo questa funzione, useState che abbiamo già intravisto l'altra volta, vi ricordate qualcuno aveva chiesto ma come funziona con la use state, cosa ci ritorna? Ecco, oggi ne parliamo diffusamente, la proviamo, proviamo diversi esempi e proviamo anche a realizzare un esempio insieme che usa appunto la use state. Uh, use state ci ritorna due valori, un valore, quindi diciamo in JavaScript potremmo dire una variabile che contiene un riferimento ad un valore, stringa, numero oppure un oggetto, quindi... Può essere anche un oggetto. Non è necessario che eh, rappresenti l'intero stato del componente, e questo lo vedremo quando appunto proviamo a fare degli esempi un po' più complicati. E anzi, è raccomandato che non rappresenti l'intero stato del componente, ma solo diciamo la parte di stato che deve stare logicamente insieme deve essere aggiornata insieme e, e eh, oltre a questa variabile di stato come vi dicevo ci viene restituita una funzione per poter aggiornare il valore dello stato no? eh, questa funzione la set hidden ecco questi nomi li decidiamo noi tra l'altro ci sarà scritto tutto nelle slide però vi ricordo che la, 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 il modo um, diciamo per eh, come dire, per, per realizzare del codice ordinato in React e di chiamare queste callback sempre con l'iniziale set per ricordarci che sono delle funzioni che vanno a modificare lo stato così io quando nel codice vedrò un set qualcosa mi ricordo che è la callback di, che mi sono fatto dare da React per modificare lo stato quindi assolutamente ricordatevi di chiamare sempre set qualcosa secondo parametro ritornato Bene, in queste funzioni possiamo andare a passare direttamente il valore da sostituire alla variabile di stato, eh, in questo caso hidden, oppure anche una nostra callback. E adesso vedremo qual è l'utilità di far così. Eh? Eh, quindi eh, commentiamo l'esempio, e poi andiamo a vedere diciamo, tutti i dettagli sli sulle slide, che però stiamo praticamente raccontando già da adesso. Quindi eh, abbiamo i soliti import all'inizio, va bene, dobbiamo ricordarci di importare il use state, eh? e poi c'è il nostro componente, prende le properties, e per prima cosa chiama la use state con un valore, che è il valore iniziale, vedremo, che assegniamo ad idden, che assegna anzi react ad idden, e poi qui abbiamo un assegnamento così destrutturato, cioè il valore di ritorno di questa funzione sono due cose, il riferimento alla variabile e il riferimento alla... Callback per fare il settaggio della variabile. E poi abbiamo in questo caso un return span, quindi ci sarà un pezzettino di testo in cui scriviamo il codice JSX che desideriamo. Quindi apriamo la graffa, possiamo scrivere codice JavaScript, se idem è true, ehm, mettiamo con il backtick è eh, una normalissima variabile, ehm, eh, un template literal di JavaScript. E eh, possiamo inserire quello che desideriamo, quindi un'altra espressione JavaScript, dollaro, aperta graffa, eh, qui è props text, quindi avremo una proprietà text passata che sarà evidentemente una stringa perché io chiamo substring eh, fino al max length che è di nuovo è una property che ci viene passata. <ride> ehm, quindi faccio diciamo un sottopezzo della stringa che vorrei rappresentare che sarà la props. Text se hidden vale true, altrimenti prop text per intero quindi non è hidden, non è hidden il pezzetto di, di, di stringa che va oltre il numero di caratteri definito da max length ok. E poi, e poi semplicemente voglio avere un qualcosa di cliccabile, quindi metto un anchor A sul quale aggancio un, con long click una callback che va a richiamare l'asset hidden col valore false o true a seconda del fatto che mi trovi in stato hidden oppure no. no? Quindi se è, è true, quindi hidden è true, allora avrò un asset hidden false quando viene cliccato eh, questo testo, che è more, altrimenti sarà less set hidden true e mi porta eh, eh, all'altro stato, no? perché entro qui se è false e col true. Uh, mi ca fa cambiare lo stato il fatto che cambi lo stato scatena il re-rendering di React e quindi fa sì che il componente venga chiamato di nuovo. Verrà chiamato di nuovo la useState la seconda volta, il valore iniziale non ci serve più. Hidden avrà un certo valore che React in qualche modo recupera e poi renderizzerò il mio componente sulla base del nuovo valore di Hidden. Andiamo poi a vedere in pratica questo esempio. Quindi qui c'è tutto il racconto che vi ho fatto, eh, vediamo solo che non mi sia dimenticato nulla, quindi beh, cioè, prima da importare la useState, setHidden useState crea una nuova variabile, hidden è il nome che decidiamo noi come programmatori di dare alla variabile, e mi raccomando il nome che usiamo per la funzione di aggiornamento dello stato eh, deve essere set, il nome della variabile per mantenere il codice ordinato è un qualcosa che richiederemo anche all'esame perché altrimenti non si capisce più nulla con i componenti di tipo classe c'è sempre una funzione che è la dis set state di realte quindi lì non ci si sbaglia ma nel momento in cui usiamo gli ux i nomi li decidiamo noi ma vorremmo ci teniamo moltissimo al fatto che eh, si usi questa nomenclatura standard e quindi Hidden lo decidiamo noi perché dipende dalla logica dell'applicazione, ma una volta deciso hidden il resto deve chiamarsi set hidden. Eh, non perché lo richieda React, ma perché vogliamo avere un po' d'ordine nel codice e, eh, e anche per, per la valutazione poi all'esame eh, diventa più facile, sia per noi sia per voi. True, quindi il parametro della useState, è il valore iniziale. Cioè dipende dal tipo di variabile. Qui ho messo true false perché la mia variabile io la volevo fare di tipo booleano, ma poteva essere un numero, una stringa, un oggetto, qualsiasi cosa. Vi ricordo che questa sintassi è il cosiddetto assegnamento destrutturato, no? Quindi siamo in grado di assegnare due variabili in un colpo solo, così non abbiamo la use state variable, use state function. Okay? La callback set può essere chiamata anche all'esterno all del componente, no. No, no, perché ce l'abbiamo solo a disposizione dentro. Ma il codice all'esterno del componente non lo esegue nessuno. Quindi noi dobbiamo sempre ragionare in termini di React. React esegue solo il codice dei componenti. Okay? E quindi, e poi quando definiremo i custom Mux, diciamo che potremmo fare qualche piccola eccezione. Però eh, Logicamente no perché? Perché noi recuperiamo il, la callback solamente quando siamo dentro il componente. Poi, quando parliamo più diffusamente di come è implementato il meccanismo degli UX, si, si capirà anche perché possiamo recuperarla solo dentro il componente. Ehm, quindi, possiamo creare una variabile di stato di qualsiasi tipo che React si ricorda tra le varie chiamate di funzione. Del componente, cioè eh, il componente eh, fa una return qualcosa e questo componente viene chiamato più volte perché tutte le volte che React ha bisogno di fare rendering chiama quella funzione. E la useState è implementata da React in maniera da ricordarsi il valore della variabile di stato. Sapete che non dobbiamo decidere in anticipo qual è il tipo presente all'interno della variabile perché questo è JavaScript, così funziona. Però diciamo che noi a livello logico della nostra programmazione, quando definiamo, uh, un, 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 um, vogliamo scrivere del codice eh, um, per la nostra applicazione, ovviamente se decidiamo di avere uno stato ragioneremo se vogliamo avere un, una variabile che è un boolean, un intero, o scusa un numero o una stringa oppure un oggetto. E ovviamente, alla volta dopo, delle volte dopo, ci rimarrà dentro a questa variabile quello che avevamo messo in precedenza. Quindi, quello che la set, eh, il nome della variabile, eh, aveva messo in precedenza. E all'inizio ci sarà dentro il valore iniziale che abbiamo detto noi. Eh, il nome della variabile, ovviamente, può essere usato all'interno della funzione, ma l'abbiamo visto, eh, è una variabile come tutte le altre. Ed è proprio questa l'utilità, no? eh, lo stato che possiamo usare, la set nome della variabile eh, rimpiazzerà eh, lo stato corrente con il nuovo e scatenerà un re-render da parte di React. Perché si suppone che, se abbiamo chiamato la set nome della variabile, qualcosa è cambiato, e siccome questa variabile viene usata all'interno del componente, scatena il re-render del componente e quindi potenzialmente ne cambia la visualizzazione. Ok, dicevamo eh, che eh, su, su una slide precedente che possiamo aggiornare lo stato o con un nuovo valore, come è stato fatto nell'esempio. No? Setident false, set true, valori, 1, 2, 5, una stringa e così via. Oppure, ecco una cosa interessante, possiamo passare, anziché un valore, una callback. Eh, C'è una domanda, mi scusi, forse l'ha detto, ma non sono perso, la set idem la definiamo noi in un punto differente del codice. La set idem è, eh, è definita, e si intende la variabile, nel momento in cui chiamiamo la use state. Da questo punto in poi esiste. No? E a che punto lo facciamo? Beh, lo facciamo prima della return, anche perché dopo la return non si può più fare nulla. No? Quindi, prima di fare la return, nella nostra funzione che definisce il componente deve esserci la useState dove decidiamo eh, come si chiama la variabile di stato e di conseguenza come chiamiamo eh, la funzione che fa il set della variabile di stato. <ride> ehm, quindi, prima del return, diciamo così. <ride> Eh, potrebbe essere la, la risposta. Quando facciamo l'aggiornamento, quindi set hidden, se abbiamo una variabile hidden che abbiamo de definito noi, avremo una set hidden, bene, o abbiamo un valore, oppure nei casi un po' più complicati, ma che saranno comuni per le nostre applicazioni, potremmo avere un nuovo valore dello stato che dipende dal valore vecchio dello stato. Bene, quando succede così... La cosa corretta da fare in React è passare una callback che sia in grado di calcolare il nuovo valore dello stato in funzione del vecchio valore dello stato. E React, quando riceve come parametro eh, il parametro della set della variabile, va per prima cosa a vedere se è una funzione o no. Se non è una funzione, la assegna al, alla variabile di stato. Se invece è una funzione, la eseguirà. No? E la eseguirà passando come parametro primo parametro lo stato vecchio, quindi il contenuto della variabile di stato vecchio. E si aspetta che la callback che noi passiamo ritorni il nuovo stato, il nuovo stato andrà a rimpiazzare il valore della variabile. Per esempio, il classico esempio è un contatore che vedremo tra un istante: il contatore. Che conta quindi ha uno stato che contiene un numero inizializzato a un certo valore 0. Non so, quello che volete, facciamo un click, ci sarà una, un ender dell'evento che mi chiama la set, set steps. Diciamo che conto dei passi. Steps. La variabile si chiama steps, io voglio prendere il vecchio valore e aumentarlo di 1. Io potrei, potrei scrivere set steps aperta tonda steps più 1 direttamente. È un calcolo, lo faccio e lo metto. Non è bene fare così, perché l'aggiornamento del valore della variabile di stato avverrà da parte di React in maniera sincrona, cioè non è immediato. Se io do il valore immediato, se poi qualcuno Scatena un altro evento, mi fa un altro click e lo stato non è già stato aggiornato, mi perdo l'aggiornamento perché farò sempre stato più 1, quindi steps più 1, cosa che non mi fa fare il calcolo corretto. Invece, se io passo la callback, React mi garantisce che tutte le callback in coda verranno chiamate. E siccome eh, la callback eh, va a fare il calcolo sulla base del dello stato passato come parametro sono sempre sicuro che il nuovo stato viene sempre passato alle nuove callback. Quindi, se il nuovo stato dipende dallo stato corrente, dobbiamo fornire una callback e non un nuovo valore. Altrimenti, c'è il rischio che alcuni aggiornamenti dello stato possano andare persi eh? e, e, diciamo, po rischiamo in, 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 nei casi tipici. Eh? Che, eh, appunto ci sia qualcosa che va perso per esempio eh, che so quando faccio clic molto rapidamente magari un clic va perso no? e non va perso perché l'handler non è stato richiamato ma perché l'aggiornamento non è stato fatto in maniera eh, ehm, diciamo non è ancora stata aggiornata la, la variabile di stato quindi l'aggiornamento che viene fatto in maniera sincrona non era ancora stato eseguito ok ehm, mi raccomando, questo è un aspetto molto importante a cui ci teniamo molto all'esame. Quindi andremo sicuramente a vedere se l'aggiornamento nel caso in cui il nuovo stato dipende dal vecchio è stato fatto con una callback oppure no. Ok, valore di default è usato solamente la prima volta, al primo rendering del componente. Dopodiché, la use state sa che è già stata richiamata e quindi semplicemente ignora quel valore default ok mai usato nei render successivi può essere calcolato dalle properties come no qui non era calcolato ma vedremo degli esempi in cui è calcolato dalle properties però ricordatevi che appunto succede solo la prima volta quindi non è che se la properties cambia cambia anche lo stato <ride> per, per fare questa operazione ci servirà un altro hook ma eh, lo vediamo poi eh, un'altra volta e, ecco, eh, il valore di default può essere un valore direttamente, come capita quasi sempre, oppure può essere il valore di una funzione, che però viene chiamata solamente una volta. Quindi noi passiamo una, di nuovo, callback, React la chiamerà, però la chiamerà solo una volta, a differenza della eh, callback che passiamo nella set variabile, che viene chiamata tutte le volte che chiamiamo set variabile. Domanda, se avessimo un render senza che lo stato cambi, rimane sempre il default. Eh, dunque il default è il primo valore e, e poi rimane l'ultimo valore presente nello stato. Quindi mh, non so se è il default o no. Dipende da cosa è stato fatto in precedenza. Cioè l'idea di avere la variabile dello stato è che questa mantiene il suo valore. Se nessuno lo tocca, questa mantiene il suo valore. Se è la prima volta che faccio render, il valore è quello del default, altrimenti eh, sarà il valore che aveva, eh, lo stato deve essere ah, no, eh, no, ovviamente non ha senso chiamare due volte use state, lo stato deve essere sempre unico, eh, giusto? No, dunque eh, ha senso chiamare più volte lo stato, ma sono stati indipendenti. Poi vediamo un esempio su questo. Quindi eh, diciamo che logicamente lo stato di un componente è, è l'insieme di tutti i sottostati, <ride> eh, però con gli UX abbiamo la possibilità di separarlo in variabili differenti e di aggiornare solo pezzetti dello stato. Questo, tra l'altro, è anche uno dei motivi per cui si sta andando verso più la soluzione UX rispetto alla soluzione più vecchia, che era la set state e che quindi aveva un'unica variabile di stato, che era this state, e che richiedeva eh, di diciamo, aggiornare, eh, e riaggiornare tutto lo stato, anche se cambiavo solo un pezzettino dello stato stesso. Quindi, da un certo punto di vista, gli UX semplificano abbastanza ed è anche. Questo crediamo è il motivo per cui stanno prendendo piede, è il motivo per cui siamo andati anche noi in questa direzione. Però adesso ve vediamo un esempio pratico. Vediamo l'esempio del contatore, poi proviamo questi esempi eh, in Visual Studio Code. E tra l'altro, sono già online nel eh, link del repository che vi ho mandato ieri su Slack eh, e quindi li potete già sostanzialmente anche provare. Eh, C'è una domanda. Non ho ben capito. La motivazione di, dietro l'aggiornamento della variabile di stato solo con la callback. Non è che potrebbe ripeterlo velocemente? Sì, certo, questo qui è proprio l'esempio eh, diciamo che, che ci interessa per questa eh, domanda. Quindi, eh, ho un componente un pochettino più complicato del precedente: il primo aveva solo eh, true, false, e non è che c'era tanto da capire. No? Um, ok. Um, un counter un contatore io per prima cosa mi faccio dare la variabile count no? con la funzione che eh, devo usare per modificarla set count no? io decido il nome decido che il nome della mia variabile di stato è count e di conseguenza chiamo set count la seconda eh, che è la funzione che uso per modificare use state, un valore iniziale per esempio, che so defini cioè, eh, definisco, decido che il mio componente avrà necessità di una proprietà passata che si chiama initial count. E l'ho deciso io. Punto. Ritorno. Eh, il valore di count, perché lo voglio visualizzare. Eh, faccio le mie prove, voglio che ci sia scritto quant'è. E poi tre bottoni. Un bottone di reset, un bottone meno, un bottone più. No? Il bottone di reset cosa fa? riporta il valore di count semplicemente ad un valore fisso e allora in questo caso non c'è bisogno di alcuna funzione perché tanto indipendentemente dal valore precedente dello stato io voglio sempre che assuma questo nuovo valore fisso. Ehm, poi arriva la domanda sulla, su slack. Se invece voglio aumentare o diminuire, quindi diciamo diminuire in questo caso, aumentare nel secondo. Io prendo il valore dello stato precedente e lo aggiorno e lo ritorno. Questa sintassi è una funzione. Quindi io sto passando alla setCount una funzione, una callback. E io so che la set variabile, per come è implementato la useState di React, prende come parametro il vecchio valore dello stato, quindi il corrispondente. Il count e devo restituire il nuovo valore calcolato sulla base del vecchio valore dello stato. Quindi col meno ovviamente preso il vecchio valore dello stato, cioè il count vecchio, che qui ho chiamato diverso proprio per farvi capire che questa è una funzione, questo è un parametro di una funzione, può, posso chiamarlo come voglio, um, perché tanto verrà sostituito nel momento in cui la funzione viene chiamata il nuovo valore è parametro meno 1 cioè il count meno 1 se invece faccio più ovviamente più 1 ok um, se io avessi scritto um, set count, count più meno 1 non avrei usato la callback avrei usato un valore immediatamente però se count non è stato ancora aggiornato, perché qualcuno mi ha premuto rapidamente i bottoni, no? e non tutti gli ender, che di nuovo sono asincroni, vi ricordo, sono stati eseguiti, eh, il risultato è che mi perdo un aggiornamento. E quindi ho un, eh, un valore di count che non corrisponde al numero di clic che ho fatto sui bottoni. Eh, e quindi è un modo di eh, programmare che non vogliamo eh, c'è una domanda scusi nell'esercizio scritto che lo stato non si aggiorna alla modifica delle delle eh, prof forse intendeva le props forse un po' off topic ma le props non sono immutabili sì le props non sono immutabili eh, no le, scusi, le props sono immutabili no? il problema è che eh, questa funzione counter, come tutte le funzioni che, che sono eh, eh, dei componenti, saranno richiamate più volte nel, um, nella vita della vostra applicazione. No? Eh, la prop è immutabile all'interno del componente, ma chi chiama il componente può cambiare il valore della prop. Il problema nel momento in cui avete lo stato è che se anche la prop cambia, questo valore è usato solo la prima volta che la use state è stata chiamata dentro questo componente. Ma non la prima volta di ogni volta che è stato chiamato il componente, è proprio solo la prima volta in assoluto che questo componente inizia a esistere. Perché altrimenti non ci servirebbe niente avere count. no Cioè, tutte le volte che faccio use state prenderebbe il valore iniziale. Invece il valore iniziale è solamente la prima volta. Le altre volte questo è semplicemente ignorato e io ho il valore di count ricostruito da React in qualche maniera sulla base di quello che è stato fatto prima nel componente. E poi mi dà la funzione per fare la modifica. Ok? Quindi lo stato non si aggiorna alla modifica delle props eh, perché... Perché se la props la uso nell'inizializzazione, okay, nel, nell l'inizializzazione funziona una sola volta. È un'inizializzazione. Ok. Ecco. Ultimo slide e poi proviamo in pratica. Col Visual Studio Code e tutto quanto. Quindi... Qualcuno all'inizio ha chiesto: ma immagino posso avere un unico stato. Eh, no, <ride> nel senso che la use state posso chiamarla più volte all'interno dello stesso componente, come vedete in questo esempio. Questo è solo un esempio, ma appunto per sottolineare questo aspetto. Eh, anzi, si raccomanda di usare eh, una variabile di stato, e quindi di fare una chiamata use. State, diversa per ogni eh, sottostato del componente scollegato dal resto no? quindi se io ho un che so eh, l'esempio tipico per cui si usano gli stati poi è eh, o la visualizzazione di contenuto caricato da qualche parte oppure lo stato dei form no? se io ho un contatore e ho un bottone che mi visualizza e fa sparire un pezzo di pagina eccetera, questi sono stati del mio componente, se ho tutto dentro lo stesso componente, ma sono indipendenti, nel senso che il contatore può evolvere indipendentemente dal fatto che io ho un'altra stringa che visualizzo o no. È tutto stato del componente, ma sarebbe meglio tenerlo in due variabili separate. E questo si può fare usando più chiamate setState. Um. C'è ancora una domanda sulla slide precedente sulla set count del button di reset. Non è un problema non passare una callback? No, non è un problema perché il nuovo valore che voglio non dipende dallo stato precedente. Cioè, il problema di non usare la callback si verifica solo nel momento in cui lo stato nuovo dipende dallo stato precedente, perché l'aggiornamento dello stato è fatto in maniera sincrona. Se invece il nuovo stato non dipende, a me non interessa cosa sia successo prima nello stato, perché tanto il nuovo valore sarà sempre quello. Che abbiano fatto più click, meno click, non mi interessa, perché se ci fosse stato 100, 1000, 0, 10000, il nuovo valore sarà sempre quello che io do alla funzione. Ok? Bene. Eh, Invece, se devo farci più uno, devo sapere qual era il valore precedente, <ride> o un'altra operaz un operazione e così via. Dicevamo qui: componente più complicato, più stati, magari relativi a pezzetti diversi all'interno del componente, e si raccomanda di usare eh, variabili di stato diverse. Eh, sono tutte indipendenti tra loro, e possono essere manipolate in maniera indipendente tra loro perché ogni volta che io chiamo la useState mi viene restituita un riferimento alla variabile che mantiene lo stato e una callback da usare per fare l'aggiornamento come prima see, hidden, setHidden, count, setCount mod, set mod in questo caso giusto per farvi vedere un'altra cosa una stringa o qualsiasi altra cosa quando avrò bisogno da qualche parte di modificare setHidden farò setHidden eh, quando avrò bisogno di modificare il count farò set count e così via. E uso un valore, una callback sulla base di quello che abbiamo detto prima, cioè il nuovo valore dello stato dipende dal vecchio, sì, uso una callback, altrimenti posso usare tranquillamente il, um, il valore direttamente. Tutte le volte che lo stato cambia, il componente farà il re-render, cioè React richiamerà di nuovo questa funzione e eh, quindi eh, ricalcolerà il valore dello stato no? che recupera con la use state. Se la, la prima volta ha usato il valore di default, ma le altre volte questo valore non serve a niente, viene buttato via il default. Quindi, Va a recuperare i valori delle variabili di stato e poi esegue il codice che determina che cosa si vede per quel componente. Quindi potete, anzi, negli, nei componenti più complicati dovete usare più useState perché è tutto molto più semplice da gestire. Questo è tra l'altro un vantaggio, lo diciamo così per inciso, rispetto ai componenti tipo classe dove invece c'è un'unica variabile di stato, la disset state, e quindi tutte le volte che si va a modificare, se appunto avessi una situazione di questo tipo, avrei dovuto avere un oggetto con tre campi, però poi ci sono delle regole particolari per andare a modificare questi campi, perché se sono riferimenti bisogna fargli cambiare riferimento, insomma tutto molto più macchinoso, mentre invece con gli ux questa cosa è diventata anche molto più semplice rispetto al caso componenti. Ok, andiamo a vedere in pratica l'esempio. Quindi, allora ehm, prendo il Visual Studio. Stavo facendo qualche esperimento, ma lo buttiamo via. Quindi, ehm, se ci fosse prova, OK, gli examples. Questo è un repository che avete. Eh? già sul github quindi apriamo un attimo il github così ve lo faccio vedere ed è lo stesso link che vi ho mandato ieri su slack quindi abbiamo il nostro github ok quindi questo c'è già non c'è bisogno di metterlo dopo quindi ci sono i react state example e poi dopo vedremo il game buttons e poi facciamo per conto nostro un esercizio quindi è un'applicazione React. Ricordate, l'altra volta abbiamo visto come creare la nostra applicazione React. No? Quindi, Creiamo una cartella NPX Create React app. Aspettiamo il tempo che dobbiamo, e, e ci viene creata questa struttura: Node Modus, Public SRC. E abbiamo l'app.js in cui andiamo a lavorare. No? Ok. Qualcuno ha scritto qualcosa dentro app. e un componente tipo funzione, fa return di JSX. Quindi un div, welcome button, counter e short text. Ok? Quindi fondamentalmente ehm, eh, tre componenti, ognuno di questi usa lo stato. Andiamo a vedere come funziona l'app e poi vi faccio vedere. Ehm, il codice dei componenti cioè lo guardiamo insieme quindi nuovo terminale facciamo npm start ovviamente ecco eh, io l'ho già fatto però quando lo scaricate dal git prima di fare npm start dovete fare npm install ok perché dovete ricreare tutte le dipendenze noi la cartella node modules che come sapete contiene 200 e più megabyte di roba, non la mettiamo su git. Eh, voi fate npm install e poi fate eh, npm start. Bene, l'applicazione react è in esecuzione. Noi l'abbiamo caricata, anzi ce l'ha aperta da sola su localhost 3000. Abbiamo il bottone, quindi il componente bottone, il componente eh, che per il diciamo che conta quindi con questo contatore e quello con l'iden che è quindi una stringa che viene troncata o no a seconda del numero di caratteri che desideriamo vediamo se possiamo ingrandire ancora un po senza esagerare perché volevo aprire l'inspector se voi avete installato quell'estensione di cui dicevamo di react mi compare un tab components in cui vedete la struttura a componenti, app è un po' piccolina, però welcome button, counter e short text mm? ehm, quindi sono i tre componenti che vedevamo di là sul Visual Studio Code. Mm? Ehm, vabbè, c'è un piccolo warning, adesso eh, e poi ne, ne parliamo se necessario, ma lasciamo perdere per il momento. Andiamo a dare un'occhiata al primo componente, il welcome button. Mm? Ehm, vabbè ci sono due modi si sì, sono stati messi eh, sì, sono due modi diversi per implementarlo ma diciamo che così vedete qualche variante eh? però non eh. ehm, quindi componente quindi una function a cui diamo un nome noi, vi ricordo prima lettera maiuscola per convenzione, però di nuovo cerchiamo di seguire queste convenzioni perché se no non ci capiamo più niente. Il parametro è sempre props, che sono le properties che React ci passa quando chiama la funzione per avere il contenuto da visualizzare. Return, che cosa? Return del JSX è eh? button slash button con. Un handler di un evento, un click chiama questa funzione toggle che adesso andiamo a vedere e poi che cosa scriviamo dentro il bottone? Scriviamo se il valore della variabile English è vero, scriviamo hello, altrimenti ciao, bene. Eh, English è una variabile di stato quindi in un componente React di tipo eh, function come questo. Se vogliamo una variabile di stato, dobbiamo fare quello che abbiamo detto stamattina, cioè useState con un valore iniziale. Diciamo che io decido, come valore iniziale, di avere true. Potevo iniziare con false, potevo farmelo dare dalla props, eh, forse più avanti c'è un esempio qui cui ce lo dà dalla props, eh, con il contattore, se non sbaglio. Comunque, a me interessa... Sapere solo che quello è il valore iniziale, cioè la prima volta che carico l'applicazione ci sarà true nella valore della variabile di state quindi io vedo hello. No? Io non ho ancora schiacciato niente quindi questo è il valore iniziale quindi mi fa comparire hello perché nel resto del codice c'è scritto english.interrogativo hello, altrimenti ciao. Ok, poi cosa è stato fatto? È stato fatto un event handler, cioè eh, una funzione da richiamare all'evento click. Sul bottone, cosa fa questa funzione? Beh, qui eh, poteva prendere l'evento, ma diciamo, visto che non ci serve, non l'abbiamo messo. Sapete che JavaScript è molto, diciamo, libero in questo senso. Eh? La funzione cosa fa? Fa set English, quindi chiama la callback che ci ha dato React tramite la use state e va a modificare lo stato. Lo stato ce lo modifica in questa maniera. Noi passiamo una callback, questa è una callback scritta sotto forma di arrow function. Spero che oramai la riconosciate, in JavaScript. Prende un, come parametro un valore e freccia, visto che c'è solo un'espressione, ritorna come valore il valore dell'espressione, cioè not e. No? È un boolean, sarà true ritorna false, era false ritorna true. Quindi passiamo a callback, ok? Ehm, quindi, eh, quindi questo è leggermente diverso rispetto alle slide che abbiamo visto, eh, anzi, eh, diciamo pure è più corretto eh, perché noi avevamo visto nelle slide, ecco, una cosa di questo tipo. Eh, che diciamo è um, uh, Può andare nel senso che nel momento in cui l'aggiornamento non è ancora avvenuto, eh, diciamo io clicco ma, ma lo stato era ancora quello vecchio. È una maniera di approcciare il problema un po' diversa, no? con due event handler differenti. Qui ho un unico event handler, parto dallo stato e sulla base del vecchio stato calcolo il nuovo stato. Ok, proviamo se funziona. Eh, io clicco su hello, diventa ciao, clicco su ciao, diventa hello. Clicco anche un po' rapidamente eh, e vedete che funziona tutto. Eh, questo è il welcome button. Ecco, qui sulla destra potete vedere lo stato, eh, UX, sotto forma di ux, lo stato che purtroppo non ci viene detto qual è il nome della variabile. Non credo che si possa vedere. E lo stato è appunto false quindi viene ciao. Se clicco diventa true e diventa hello. Sinteticamente, sarebbe stato giusto anche passare direttamente all'onclick la callback, ma potrebbe dare problemi con la visualizzazione perché è asincrono, giusto? Andiamo a vedere. Credo che sia quello che è stato fatto uh, prima. No, dice. Nelle slide, no? come era stato fatto nelle slide, cioè eh, all'un click passiamo qui, passiamo direttamente alla callback, no? Ehm, ecco qui. Sì, poiché è asincrono, siccome questa è la callback del caso vero, eh, io non vorrei che calcolarlo sulla base dello stato precedente. Perché? Perché io sono nel caso vero, quindi quando io arrivo qui, sono sicuramente nel caso vero, il hidden ha un certo valore e quel valore è vero se io entro qui. Se io invece entro nella parte di sotto, il valore è falso e quindi io quando clicco voglio per forza andare o sul falso o su vero. Quindi non so bene cosa intenda per dire poiché è asincrono perché non capisco a cosa si riferisce con asincrono. Ehm, ma si può scrivere in questa maniera. Il problema di scrivere in questa maniera è un po' la scomodità di dover duplicare il codice, come sempre. No? E, e, e... Il fatto che si duplichi il codice non è... ok, non è mai bene, no? E quindi se noi riusciamo a centralizzare il codice è meglio. Avremmo anche potuto scrivere, eh, dunque, vabbè qui, eh, no, qui il bottone non aveva l'handler, quindi diciamo che non ci serve a niente. Quindi diciamo era solo di pura visualizzazione però. Eh, avrei potuto scrivere come c'è scritto sopra, no? Sì, eh, ah no questo è JSX, oh, che rogna. Um, ecco, questo è, è il brutto del GSX. No? Quindi avrei potuto scrivere in quella maniera, però devo, uh, devo scrivere in questa maniera se voglio fare il commento. Ma lo sapete, avete già provato in laboratorio. No? È un po' scomodo. Va bene, avrei potuto scrivere in questa maniera. Un click, call back set English e gli passo una callback che è la stessa di qui, hang hang e diamo pure il nome che vogliamo, questa è una callback, quindi nel callback scriviamo quello che ci pare. No? Eh, avremmo potuto anche scrivere English perché tanto lo scope era qui dentro, però mm, non, eh, non eh, diciamo non... Eh, ci, ci confondeva forse più che aiutarci, no? Quindi diciamo pure e, eh, hang, qualcosa, intanto eh, il fatto che stiamo modificando English lo vediamo dal fatto che abbiamo chiamato la callback di React per la modifica dello stato set col nome della variabile ed è per questo che insistiamo tanto sul dire date dei nomi coerenti, eh, quindi English, set English. Io chiamo set English, sto che sto modificando uno stato. E poi lo vedo e eh, c'è la freccia, quindi sto passando una callback. E il primo parametro della callback è lo stato. E quindi per forza è English. Ok, quindi dovrebbe funzionare anche così. Facciamo la prova, adesso ho salvato. Giusto così, eh, per scrupolo, ricarico tutto. Eh, ho sempre il mio stato. Hello, ciao, hello, ciao, ciao, hello, ciao. Ok. Se cambio il valore iniziale, facciamo la prova, visto che siamo proprio all'inizio, e anziché true metto false, salvo, eh, React mi ricompila tutto, ricarica tutto, cioè compila per modo di dire, lo, 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 come dire va ad aggiornare tutto quello che deve fare con Babel, traduce il GSX, eccetera, eccetera, e, e mi esegue l'applicazione. Vedete che ho ricaricato la pagina e spuntato Ciao perché lo stato iniziale su Welcome Button è questa volta false. Ok, secondo elemento, secondo elemento che è un contatore, quello che abbiamo visto sulle slide in cui eh, visualizziamo il contatore e poi abbiamo tre bottoni. E su ognuno dei bottoni agganciamo un event handler. Eh, apposta che fa una cosa, ognuno una cosa diversa ecco, notate, giusto per inciso vi ricordate il React eh, l'element frag element fragment no? perché io non posso ritornare una cosa di questo tipo React mi darà errore e se lo faccio, salvo mi scriverà Unexpected token, eccetera, perché, perché ha bisogno di un unico elemento, un unico elemento radice. Quindi o metto un div se ritengo di doverlo mettere, oppure se non voglio il div, perché nel codice HTML non voglio il div, ho l'element fragment di React mh? abbreviato con questa sintassi, minore maggiore, minore slash maggiore. Ok, risalvo, se no poi me ne dimentico. Eh, come funziona qui? Eh, funziona come abbiamo descritto nelle slide, fondamentalmente è solo da provarlo. UseState, valore iniziale, count è la variabile di stato e la setCount è la funzione che dobbiamo usare per fare la modifica. Eh, quindi count, count con le graffe e il valore della variabile JavaScript e poi ho le mie callback, setCount, no? una col valore iniziale. Se faccio RESET, che deriva dalle PROPERTIES, adesso vi spiego questa, eh? e poi le altre due che fanno più 1, meno 1. Proviamo ad andare a vedere, giusto prima di tutto, che funzioni. Va bene, devo ricaricare, ok. Quindi, questo è il COUNTER, ha un valore iniziale, tra l'altro ecco 7, perché, perché vedremo nel codice che c'era stato passato 7 come PROPERTIES. Se io faccio più, diventa 8, diventa 9, 10, 9. 10, eccetera reset 7 ok notate notate dove? notate che la props è rimasta uguale ma perché è rimasta uguale quindi anche se io giro contatore la props non cambia no? perché eh, perché chi crea il componente counter che è qui in app chi scrive minore counter semplicemente ha messo un valore fisso. Se questo valore cambiava, cambiava la props. Ma deve cambiare dal di fuori, quindi quello che si diceva prima nel, eh, col vostro collega, props ha, eh, è immutabile all'interno del componente. Ma chi crea il componente può decidere di passare la props che vuole. Se io ci passo 28, no? eh, ovviamente, adesso l'ho fatto a mano, no? però questo vi era inizializzato a 28 perché la props vale 28 se abbiamo tempo possiamo vedere cosa succede nel caso possessiamo direttamente il valore premiamo velocemente e proviamo però come sempre in questi in questi esempi non è detto che il computer sia più eh, più lento di noi magari è più veloce di noi e quindi facciamo pure una prova quindi se noi mettiamo eh, count Meno 1 facciamo no? salva, quindi questo è quello che dice di, eh, mh, di fare il vostro collega. Mi raccomando, non raccomandato. Ah, che seccatura i commenti nel, nel GSX. Vabbè. Ok, quindi salviamo eh, e facciamo la prova, vediamo. E <ride> non. Non lo so, non ho provato prima, dunque ho fatto col più, vero? No, adesso... Eh, cosa ho fatto? Che col più diminuisce? Ah, oh, ho messo meno né? nel codice, sì. Eh, dovevo scrivere più uno. <ride> Vabbè, giusto perché... Sì, poi modifichiamo anche la variabile passata. Quindi... Allora, adesso il più dovrebbe sommare, non sottrarre. Quindi io adesso... Adesso ci sta dietro perché il codice è diciamo abbastanza rapido, no? però potete poi provare se avete un computer più lento, eh, magari ehm, eh, il, riuscite ad accorgervi del fatto che vi siete persi un click. Eh? Eh, quindi, eh, questo esempio è particolarmente semplice. No? Il calcolo eh, ci sono tre componenti. Nell'applicazione è difficile riuscire a, a essere più veloci del calcolatore, però nel momento in cui avete tanti componenti e eh, lo stato è più complicato e così via, eh, diciamo, eh, rischiate di perdervi qualche, qualche aggiornamento. Dunque, um, componente padre però poi anche il componente padre potrebbe modificare la variabile passata come prop al figlio, sì, solo che in questo momento per come è scritto il codice, no? ehm, anzi più che non raccomandato diciamo pure sbagliato, no? anche se non riusciamo a vederlo però, ehm, quindi io qui, Posso modificarlo solo che in questo momento non ho uno stato no? su app e quindi più che farlo a mano non posso fare. <ride> Nel senso è 55. Eh, sì, eh, come vedevamo prima, ripartiamo da 55, però non... Poi quando l'applicazione evolve, no, non è che eh, si può tornare a 55. La props resta sempre quella per il componente. Qui siamo su count però lo stato è l'ultimo impostato. Eh, andando ad un esempio reale, per esempio, questo meccanismo potrebbe essere valido per gestire e mantenere le sessioni utente. Eh, um, sì, diciamo che la sessione utente di solito è qualcosa che si gestisce ad un livello diverso, nel senso di solito è qualcosa che si gestisce a livello di browser, eh, tramite un ID, un cookie, e più che la sessione utente diciamo che nello stato nelle applicazioni che vedremo più avanti no? quando abbiamo poi anche una parte server manteniamo l'informazione caricata dal server perché perché questa poi ci serve per essere visualizzata quindi se per sessione utente intende diciamo così le informazioni relative all'utente che sta utilizzando l'applicazione quindi non so la lista della roba che è caricato dal server, il nome dell'utente, eccetera, eccetera. Questo sì, lo teniamo nello stato, eh, l'identificativo della sessione utente è una cosa un po' più delicata e, e, e viene gestito diversamente. Intendeva proprio qua, Ok, benissimo. Può, può anche essere che qualche click si fosse perso, ma non ce ne accorgiamo perché comunque il valore viene incrementato dall'update successivo. Um, sì, no. Nel senso che bisognerebbe essere più veloci dell'update che fa React della visualizzazione. No, e, e quindi, visto che il componente è così semplice, tutto è così semplice, essere più veloci è difficile. <ride> um, ok. Um, quindi dovremmo perdere, se fossimo più veloci, dovremmo sentire col dito quanti click abbiamo fatto e perderne uno, o due, insomma, o più. Uh, ok, non mi è chiaro se la chiamata alla funzione che modifica lo stato sia sync o async. Se è async possiamo anteporre una wait per avere un comportamento bloccante. Uh, dunque, allora, mettere una wait in queste condizioni è mi da dire vietatissimo perché perché blocchiamo l'interfaccia utente no? cioè se io faccio eh, allora vabbè adesso ripristiniamo pro account più più adesso non lo so se me lo prende eh, proviamo pure però quindi dice await così non lo so se me lo prende No. un um, aspetto il word, ok. Eh, o oh no, eh, dunque diceva... Come funziona... Dunque noi qui dobbiamo passare una callback. Eh, però dunque la wait... No, allora... La wait la dovrebbe mettere... Eh, ma la wait la dovrebbe mettere... React quando ci chiama. Quando, cioè, l'event handler quando chiama. Sì, il gestore degli eventi quando ci chiama l'event handler. Noi possiamo anche scrivere async qui, ma qui non stiamo chiamando la funzione. No? E eh, dunque, adesso cosa? 21. Oh, quello non è niente. Ok, lei mette async così, quindi è una funzione asincrona. E dentro a wait, probabilmente tecnicamente funziona però il problema quindi tecnicamente funziona. Però il problema è che blocca la, tutta l'applicazione adesso questa è un'operazione semplice no però se fa così mi blocca tutta l'applicazione fino a che non è avvenuto l'aggiornamento non so se mi sono spiegato cioè io negli event handler non vorrei mai bloccare perché il JavaScript è single threaded ha un solo thread di esecuzione se ehm, se io mi blocco perché aspetto qualcosa eh, finisce che eh, tutta l'applicazione è bloccata questo è dire la verità è la prima, la prima volta che ci fanno una domanda così eh, perché appunto noi predichiamo ma noi nel senso tutti predicano di, ehm, di ehm, non bloccare negli event handler perché altrimenti blocchiamo tutto il sistema di gestione del, eh, eh, degli eventi e quindi blocchiamo l'interfaccia dell'applicazione. Quindi alla fine noi usiamo i framework proprio per evitare di dover gestire queste situazioni. Non dovrebbe fare il framework per noi, infatti, infatti sì, lo fa il framework per noi, nel senso che è il framework che decide. Quando andare a fare l'aggiornamento della variabile di stato e noi passiamo una callback, eh, cioè nelle applicazioni più complicate, React può semplicemente decidere di fare più aggiornamenti di stato in uno solo. Quindi eh, non, non deve necessariamente ridisegnare l'interfaccia ad ogni aggiornamento, magari mette insieme più aggiornamenti. Però lo stato finale deve essere coerente con la logica dell'applicazione. Se noi non diamo un modo per essere coerente sulla base dello stato precedente, finiamo con avere con uno stato non coerente. Perché se non lo calcoliamo sulla base dello stato precedente, non c'è una catena di aggiornamenti dello stato che sia coerente quindi, nel caso la pressione. Eh, del tasto dovesse far partire un'operazione lunga e si volesse evitare altre operazioni nel frattempo non è una buona prassi e eh, eh sì, eh sì. Non, non è sicuramente una buona prassi eh, noi, le operazioni lunghe nelle applicazioni web sono tipicamente il caricamento delle informazioni dal server No, perché è un'operazione asincrona per definizione io mando una richiesta sulla rete veloce bene e se devo aspettare aspetto quindi ehm, avrò poi un altro un altro hook che mi consente di gestire questa cosa eh, però eh, appunto eh, tipo io eh, se nella set state eh, quindi diciamo nella set qualcosa devo andare a caricare delle informazioni nel server, non voglio aspettare il server. Quindi eh, avrò poi un modo per, per gestire questa cosa in maniera un po'... cioè, migliore che bloccarmi in attesa della risposta. Eh? Um, ok. Guardiamo il terzo esempio. Prego. Guardiamo il terzo esempio eh, che era lo short text, che non era nient'altro che eh, un testo quindi, questo qui, short text, eh, quindi a cui è passato il testo come properties, come prop con una lunghezza massima, e poi c'è uno stato. No? Io clicco sul link, mi compare tutto, clicco sull'altro, mi compare solo 10 caratteri più i puntini che ho aggiunto io. Quindi, questo stato che cambia è semplicemente un true false no? nel Visual Studio, ecco hidden set hidden, quindi il primo esempio che abbiamo visto. In realtà all'inizio comincio con l'hidden e poi return span eh, il, i primi dieci caratteri di quello che mi viene passato: tre puntini, mai tre puntini per. Per motivi di visualizzazione no? perché mi piace vedere che continua, e con un link quindi è stato messo un link eh, con un handler che fa o set ident false o set ident true a seconda dello stato in cui mi trovo, eh, e notate che non devo fare niente di particolare, nel senso che eh, automaticamente react che ri. ri Ehm, calcola, ricalcola la visualizzazione sulla base dell'informazione di stato decide che cosa visualizzare quindi io ho fatto l'asset hidden ho fatto false cambia lo stato React sa che short text deve essere eh, rivisualizzato, quindi rirenderizzato quindi richiamerà la funzione sh short text e la richiamerà una volta che ha aggiornato lo stato, no? perché se non aggiorna lo stato non serve a niente quando io faccio cost hidden set hidden use state la use state mi ritornerà in hidden il valore aggiornato dello stato e di conseguenza la parte del return entrerà nella parte eh, quindi le condizioni andranno nella parte corrispondente per esempio props text se, se tutto visualizzato ok quindi abbiamo visto tre esempi relativamente semplici in cui si usava una variabile booleana, eh, un numero, e il primo dunque era. Ah, no, un'altra variabile booleana. Va bene eh, per eh, realizzare un comportamento del componente basato su uno stato. Quindi un qualcosa che viene ricordato tra un render e il successivo del componente stesso. Eh, ultima cosa, prima che mi dimentichi, che vi volevo sottolineare, avete visto come è stato fatto questo sistema eh? per andarci a recuperare la, una certa property. Eh? Dunque, perché ho scritto in questa maniera? Questo è uno dei tanti idiomi JavaScript, no? nel senso che modi di scrivere in JavaScript molto compatti che però possono diciamo, disorientare un po' all'inizio. Questo non è nient'altro che un eh, assegnamento destrutturato di fatto quando viene passato un oggetto. Props è un oggetto che ha delle, eh, dei campi. Io vado a recuperare solamente il campo initial count che è l'unico campo che mi interessa delle properties. E che peraltro quando uso il componente è l'unico che passo. No? Quindi avrei potuto scrivere, giusto per farvi capire in maniera un po' meno criptica, no? props... Props, oh, Dunque, fa z. props, initial count, props, initial count. No? Questo è un po' meno criptico, però è più, come dire, eh, ho salvato, è più... devo scrivere di più, no? I programmatori, lo sapete, per definizione sono pigri, ma funziona uguale identico, no? Quindi... Era il primo bottone se non sbaglio. Welcome, primo bottone e funziona uguale identico. Ehm, è utile può essere utile nel caso in cui dove ero andato. Ah, no, scusate, vabbè, era il contatore, va bene, funziona comunque. E può essere utile nel caso in cui abbia più properties, no? Se ho più properties, adesso qui ce n'è una sola, ma se io passavo eh, più properties, quindi al mio contatore, no? eh, diciamo che buttavo via tutto ciò che non mi serve e rimaneva il codice un pochettino più chiaro. Quindi avrei, e soprattutto se poi le properties de... non le devo passare dei componenti figli però diciamo che questo è solo un dettaglio di sintassi forse non è neanche il caso che, che ci perdiamo poi tempo più di tanto ok eh, direi che possiamo allora magari eh, sono 9.51 eh, ancora due parole tre slide proprio che in realtà avremmo voluto mettere all'inizio abbiamo, abbiamo deciso di metterle qui e poi facciamo pausa quindi eh, adesso abbiamo visto il primo esempio dei componenti che usano look di, eh, per creare una variabile di stato e, ehm, e quindi realizzare qualcosa che eh, si basa sullo stato eh, in queste slide di nuovo poche slide eh, ragioniamo su come ha senso organizzare l'applicazione nel momento in cui abbiamo le properties e lo state, cioè che cosa dovrebbe essere messo nello state e che cosa dovrebbe essere messo usa usato tramite le properties. Mm. Eh, quindi ragioniamo più sul processo di design e poi faremo un esempio insieme, mm, sperando di, di farcela con tempo. Quindi il componente React funziona in questa maniera riceve le properties e il fatto che siano in sola lettura lo vedete dal fatto che la freccia va solo in una direzione, cioè è solo chi ci chiama, chi include noi come componente che decide qual è il valore delle properties, noi non possiamo modificarle. Poi vabbè, c'è il context di cui non abbiamo ancora parlato, diciamo che è un'altra maniera di passare le properties, diciamo, tra componenti più distanti, va bene. Eh, più a livello globale applicazione, ma trascuriamo in questo momento. E poi c'è lo stato. Lo stato che invece è bidirezionale e soprattutto è proprietario del componente, sulla base di queste informazioni, quelle che vengono dalle props, dal contest, va bene, e dallo stato, soprattutto, il componente decide qual è l'element tree da ritornare. No? Quindi quello che abbiamo scritto nel return del componente di prima. Eventualmente creando anche componenti figli. Quindi eh, mh, prima, eh, diciamo, i componenti figli erano praticamente solo dei bottoni. No? O del testo, c'era il link, eh, l'anchor. Però io potevo usare anche dei componenti figli più eh, complicati. No? Quindi altri componenti scritti da me a cui decido io che props passare e qui le props le decido io componente. Quindi posso prendere le props così come sono e passarle oltre oppure modificarle e passarle diversamente. Cioè ogni, ogni componente vede le props per sé come valore immutabile, ma quando passa agli altri componenti può ovviamente decidere di passare le props che vuole, così come lo stato che vuole. Eh, ok solo queste due slide, quindi le props quindi sono immutabili per il componente, però poi sono delle variabili per il componente, ci posso fare dei calcoli sopra e posso tirar fuori dei nuovi valori, eh? da passare a componenti figli. Lo stato è dove l'informazione viene mantenuta localmente, quando lo stato cambia il componente deve fare il render, perché se ha cambiato lo stato è perché ha cambiato qualcosa e di solito significa che c'è qualcosa di nuovo da visualizzare. Lo stato è privato al componente e può essere cambiato, modificato solamente dall'interno del componente. Perché? Perché facciamo useState e... La callback ce l'abbiamo dentro il componente, non è che possiamo fare la use state in un componente figlio e andare a modificare lo stato di un altro. No. Se facciamo una use state in un componente figlio, lo stato sarà del componente figlio, non del componente padre. Ok, e poi c'è il context che è una sorta di properties, sono delle properties globali implicite, va bene, per, per passarle, diciamo, con più... Eh, facilità quando l'applicazione diventa grande, abbiamo tanti componenti. Ci sarà poi un hook apposta, use context, eh? però vediamo poi. Ehm, ok. Ehm, l'abbiamo già intravisto, qui cerchiamo di renderlo il più esplicito possibile in JSX, ogni attributo che scriviamo di un componente, quindi header componente che l'abbiamo fatto noi, che venga da React Bootstrap, che venga da qualsiasi parte. Ogni cosa che scriviamo in questa maniera viene convertita in una props, quindi ce l'avremo come campo dell'oggetto props passato come parametro alla funzione che implementa il componente. Quindi nel componente header avremo props.headerText che conterrà il valore che io passo. Quindi, props è l'argomento della, eh, della funzione che eh, implementa il componente e racchiude tutte le props che vengono passate. E sono tutte ridoni. cioè non, non posso modificarle perché tanto non ha nessun senso modificarle. Ehm, ecco, eh, quello che passo può essere qualsiasi cosa. Può essere un boolean, un numero, una stringa, un oggetto addirittura anche un altro elemento react anche se forse diciamo che in questo caso è un po' meno utilizzato no? perché poi si complica un po' il meccanismo devo ricordarmi che ciò che è passato è un componente react quindi di fatto andarlo ad utilizzare come eh, diciamo poi per il render diventa un po' macchinoso però posso passare qualsiasi cosa e ricordatevi solo che se devo passare un, un qualcosa di javascript, quindi che non sia una stringa, ho bisogno delle graffe, come abbiamo fatto prima. Ok, e io farei un attimo di pausa adesso, quindi facciamo i nostri soliti 5 minuti di pausa, qualcosa di simile, e poi abbiamo poche slide, eh, giusto per riassumere le idee e soprattutto focalizzarsi su dove andare a mettere lo stato nelle nostre applicazioni, poi proviamo... A realizzare un'applicazione un pochino più complicata. Prima con i button, quindi l'avete già sul repository, eh, diamo un'occhiata a qualcosa di già fatto: questi game button, se siete curiosi potete già andare a vedere nella pausa, e poi proviamo a scrivere invece qualcosa per conto nostro. Ok, quindi facciamo pure pausa, io come sempre interrompo. Il, la, 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 il zoom e poi lo riaccendo subito dopo. Quindi se attendete potete tranquillamente uh, ricollegarvi subito, ok, you stay.